Luca, com'è andata? Bene. Com'è andata? Bene. Allora, siete pronti? Io colgo. Colgo l'occasione per ringraziare te della splendida serata che ci hai fatto trascorrere e poi ringrazio Mario, che è colui che si è dato tanto da fare in questo momento per lui molto difficile, e ringrazio la splendida piazza di Alice Castello. Ciao Alicesi! Io volevo ringraziare il sindaco Vittorio Petrino, i suoi figli Marco e Francesco, perché ci hanno dato la possibilità di essere questa sera con voi. Ringrazio tutti voi, Alicesi, Alice Castello, grazie. Basta. Entusiasmo a vendere, grandi. Allora io vorrei chiamare il sindaco Vittorio Petrino. Poi vorrei anche chiamare qui sul palco e ringraziare il presidente della Proloco Ladua, Paolo Antoniotti. Sarà possibile averli qui sul palco? Che magari non ci sono, sono già spariti, sono già andati a dormire da un'altra parte. No, ci sono. Non ci sono, ci sono. Li abbiamo. Poi vorrei anche, perché mi è stato richiesto, un ringraziamento speciale va al neo ispettore regionale Nicola Caldera, è giusto? E sei tutto di me. Dei membri del corpo AIB, di tutto il Piemonte. Siamo in attesa, frementi, siamo noi che attendiamo adesso. Prima la signorina, poi. Grazie. Che vi omaggiano. Volete qui anche domani sera? Vuole dire qualche cosa? L'ho già detto. Come quale prossima settimana? Ma non era domani sera? Domani sera. Ah, ecco. Visto che questa è una chiave e credo sia la chiave del paese, adesso sono il sindaco, giusto? Hai la chiave del paese, ma non necessariamente puoi essere il sindaco del paese. No. Non è detto. Si sforzeranno, ma secondo me ce la farai alle prossime elezioni. Allora ragazzi, sì, una foto, sì, facciamo la foto. Quindi un grande ringraziamento a voi tutti per il successo che avete dato a questa serata. Facciamo la foto in posa, così. Sì? Facciamo prima la foto, io faccio finta. Perfetto, grazie. Volevi dire qualche cosa? Chi voleva dire? Grazie ad Alice e Luca per essere venuti qui con noi, ad Alice Castello, grazie di cuore. Grazie davvero a tutti voi, grazie, davvero, grazie. Adesso vi racconto una storia, me la sono dovuta scrivere perché sennò mi dimenticavo tutto. Un giorno un signore, che facciamo finta che lo chiamiamo Mario, così, è venuto da me e mi ha illustrato un progetto per la festa dei giovani 2010, tanto importante quanto totalmente al di fuori delle possibilità e delle prospettive della nostra associazione. Pensate che Mario avrebbe voluto chiamare due artisti a livello internazionale e nazionale, non si sa mai, io ve lo auguro, dando loro un'accoglienza adeguata, porre Alice Castello ad una visibilità superiore rispetto a quanti già lo conoscono, magari facendo anche un servizio in televisione, far affluire più persone possibili a partecipare a questa festa, riuscire ad organizzare tutto con la collaborazione delle associazioni del paese, coinvolgere l'amministrazione comunale
e per finire dar da mangiare e da bere a tutti quanti e far loro divertire. Beh, nei primi 5 minuti che ha detto questa cosa, noi tutti pensavamo fosse un pazzo. Al 6° minuto lo eravamo tutti e abbiamo preso a cuore la sua causa. In sostanza, a gennaio la macchina si è messa in moto e nonostante il progetto fosse molto ambizioso, settimana dopo settimana, grazie allo sforzo di tutti e alla programmazione costante, siamo riusciti a portare a casa risultati soddisfacenti già solo nei primi mesi. Siccome ormai eravamo in ballo, non posso tagliare, perché la storia è troppo bella, quindi, siccome ormai eravamo in ballo, anche perché lui sui forum di Alice Luca, ormai era apparsa la notizia, perché tutti voi siete qua perché l'avete letto sui forum e sui giornali. E quindi le persone che arrivavano da tutta Italia, secondo foglio, bisognava sistemarla in qualche modo, negli alberghi, nei bed and breakfast, insomma, dargli una sistemazione. Sembrerebbe addirittura che qualcuno arrivi dalla Spagna. I ragazzi delle associazioni presenti, che vedete in giro, hanno fatto tutto il possibile. Il comune ci ha dato il suo pieno appoggio e la sua piena fiducia nell'organizzare tutta questa festa e molti commercianti hanno voluto dare la propria visibilità attraverso la pubblicità che vedete là sui maxi schermi. Quel signore per noi ha avuto un ruolo fondamentale quest'anno e vorrei ringraziarlo di cuore a nome di tutti e soprattutto in questo momento particolare. E qualora ovviamente vedesse i risultati che ha avuto, io penso che possa essere più che contento. Io credo che tutti i suoi sforzi e ovviamente tutte le notti insonni che ha passato da gennaio ad oggi siano ripagate in pieno. Noi come Proloco nutriamo la speranza che le associazioni che hanno partecipato quest'anno continuino anche nei prossimi anni per programmare tutte le manifestazioni e tutte le altre associazioni che non hanno potuto partecipare sono ben accette. Ovviamente sono ben accetti anche all'interno della Proloco e all'interno di tutte le associazioni di Alice Castello tutti coloro che hanno a cuore gli avvenimenti, le manifestazioni, il carnevale, le feste che si tengono annualmente. Auspichiamo che ci sia nel corso degli anni un ricambio generazionale, come noi a suo tempo abbiamo avuto, perché grazie a chi ci ha preceduto che abbiamo imparato come si organizzano determinate manifestazioni. Grazie di tutto. Noi abbiamo un piccolo omaggio da dare a Mario in questa serata da parte di tutti noi. Grazie Mario. Mario! Grazie, bravo, perché sennò è timido. Mario! Non c'è niente! A Mario, con stimo e professionalità per la collaborazione. Beh, vi lasciamo la continuazione della serata, grazie di tutto e tutti, perché credo che venite anche da regioni molto lontane. Buon ritorno a casa. Grazie, 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 grazie a voi. Vorrei ancora una volta portare avanti Luca ed Alice, ancora per un ultimo saluto, nel senso, ad Alice, prego. Prego, un po' di musica, grazie ragazzi.